Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Top Games, io come sempre sono Andrea e oggi vi porto nel magico mondo delle Souls News settimanali con un pizzico in più di indignazione. Nelle Souls News di questa domenica andremo insieme a vedere che cosa sta succedendo nelle recensioni di Stellar Blade, perché a quanto pare non frega niente a nessuno di quanti poligoni sono composte le chiappe di Eve. E poi parleremo di giornalismo spiccio, quello dove viene scritto un articolo, poi viene rimosso e quando si domanda come mai è stato rimosso, si risponde con un dito medio. Ehi, siamo in Italia, che ti aspettavi? Lo spadone della luna nera diventa realtà grazie a Panda Studio e questa è una cosa che mi interessa particolarmente. Elon Musk è interessato alla persona che ha completato Elden Ring con un pulsante solo, usando il codice Morse. Ma come cacchio ti viene in mente? Questo è altro nelle Souls News di oggi, quindi mi raccomando, non te ne perdere nemmeno un momento. Sono uscite un casino di recensioni di Stellar Blade e ho piacevolmente appreso che ci sono molte più persone che si sono impegnate a giudicare onestamente il titolo piuttosto che persone impegnate a denigrarlo per l'aspetto dei personaggi principali e secondari. Quindi a sempre meno gente piace la fine. Malpensante, volevo dire filosofia, quella sbagliata di giudicare qualcosa senza averlo toccato con mano, senza aver effettivamente provato e basandosi semplicemente su un pregiudizio sbagliato. Sono perfettamente d'accordo con tutti quelli che dicono non oggettifichiamo la donna. Questo è corretto, però qua stiamo oggettificando un oggetto a forma di donna che peraltro non esiste nemmeno. Di conseguenza, vi prego, cerchiamo di scindere quello che è realtà e quello che è fantasia. Perché se perdiamo questa concezione, il prossimo passo è incominciare a rimuovere dalle nostre videoteche un casino di film e la cosa potrebbe essere abbastanza imbarazzante. O perché no? Andiamo a mettere le foglie di fico sulle statue. Ah, l'hanno già fatto? Ok. Poi se alcune ben pensanti che vogliono puntare il dito 5 minuti prima stavano facendo le foto in costume da bagno per promuovere una consolina, ecco, tutto questo assume un aspetto molto più ipocrita. Ed è per questo che voglio ringraziare tutti i recensori che hanno trattato un videogioco semplicemente per quello che è un videogioco. Quindi voglio prendermi un momento e andare a vedere effettivamente che cosa hanno scritto le testate su Metacritic. È molto più facile di quello che mi aspettassi. Se prendi solamente il combattimento e le musiche da Stellar Blade, hai ottenuto un fantastico gioco. Tristemente, non fa parte del pacchetto, non è così. Giusto, perché effettivamente se prendi dell'ottima mozzarella e dell'ottimo pomodoro, hai un'ottima pizza. No, cioè, se non c'è la pasta. Abbiamo capito che Metacritic non fa per noi. Ma voglio spendere 2 minuti nel parlare effettivamente di quello che mi è piaciuto di più di Stellar Blade. E posso dire che sì, le animazioni sono molto belle, il sistema di combattimento è estremamente pulito e mi ha divertito, ma la cosa che più mi è piaciuta sono le ambientazioni. Quello che c'è intorno a Eve, non tanto Eve e quello che fa, ma quello che circonda, quello che è al perimetro del mondo di gioco, a me ha impressionato, perché effettivamente hanno ricreato un ambiente piacevole, non esagerato, quindi non dispersivo, e questo a me piace tantissimo, un level design abbastanza curato, non esageratamente, quindi non è uno dei migliori che io abbia mai visto, ma funziona, e nel complesso il gioco ha un suo potenziale e anche un suo equilibrio. E oltre a tutto questo c'è il discorso grafica, che è spettacolare per quello che mi riguarda, è tutto molto bello, molto piacevole da vedere, ora tolto il discorso di Eve. Quindi se proprio devo aggrapparmi a qualcosa, l'unica cosa che rimane effettivamente è la storia, che non è delle più curate o delle più profonde, però effettivamente è piacevole, è bella, ci sta in tutto questo. Inoltre, se non lo sai, è uscito anche un fumetto che racconta un po' il pre, quindi conosci altri personaggi e capisci perché ci sono determinati rapporti, c'è anche in italiano, basta cercarlo online. A questo punto ti passo un pochino la palla, fammi sapere qua sotto nei commenti se stai giocando ovviamente Stellar Blade e che cosa ne pensi, perché sono molto curioso dell'opinione comune, di quella che ci stiamo facendo un pochino tutti. È più importante l'aspetto del personaggio, che magari in questo caso potrebbe essere esasperato, definiamolo così, e non ci va bene, oppure è più importante il videogioco di per sé, cioè se il gioco è fatto bene, possiamo passare sopra alla forma del personaggio? Quindi se effettivamente lì ci fosse Bavaro, ma il gioco è spettacolare, andrebbe bene comunque.
Cioè, la domanda è, ci sarebbero le stesse critiche? Nel senso, se troppo bello va male, allora troppo brutto? Troppo magro? O troppo oltre quello che sarebbe il tuo peso forma naturale? Dannato politically correct. Questo è un concetto molto difficile, lo so, quindi lo esporrò in maniera molto lenta. Mi spieghi perché mi dici che devo essere inclusivo nella vita anche con quelli birulò e poi mi rompi le scatole sul sedere di Eve? Effettivamente, o hai della confusione in testa o sei un ipocrita. In particolare a Pierpaolo e a Francesco per quanto riguarda la rimozione della news di Sabaku sul sito. Mi fermo qua e questo è un episodio di cortocircuito di multiplayer. Ora, premesso che quello di sinistra l'ho visto una volta in un bar a Lucca e non so chi sia. Quello al centro non l'ho mai visto e quello di destra ancora meno. Però non conoscendo le persone, io in basso a destra vedo un bollino, quello di multiplayer. Ora, non voglio giudicare le persone perché non le conosco, quindi non conosco i retroscena che ci sono davanti a una reazione simile. Prendiamo la cosa da visualizzatore, da chi è esterno a tutto quanto che non gli frega niente di questo mondo. Io guardo un video, ad un certo punto, ad una domanda, che scomoda, comoda, ma chi se ne frega di com'è? A una domanda, tu rispondi con un dito medio e con un non risponderò a questa domanda. Trovo la scelta del dito medio di veramente poco gusto, non tanto per il gesto in sé, ma il fatto che sia una persona matura a fare un gesto simile ad una domanda di un ascoltatore un po' mi fa pensare. Me lo sarei aspettato di più da qualcuno che va qua sotto in descrizione e clicca sul nostro link bellissimo in collaborazione con Instant Gaming per provare a vincere un titolo dal catalogo. Ecco, da lui sì che me lo sarei aspettato. Ma da una persona più che adulta, no. Credo che abbia oltretutto passato da un tot l'età dell'elicottero e l'età del... Capisco l'enfasi del momento, ma... Quindi ripropongo la domanda. Come mai è stato rimosso l'articolo di Sabaku? Perché effettivamente io so perché ho fatto marcia indietro sulla questione, su cui mi sono esposto e ho sbagliato. Ma voi? Davvero la risposta potrebbe essere così brutta da mettere davanti un dito medio e ficcare la testa dentro la sabbia? Non riesco a capire come persone di un certo livello, comunque esperti di un determinato settore, possano rispondere in questa maniera. Cioè, bastava inventarsi una belinata. Ma del tipo, l'abbiamo tolto perché non c'entrava niente con i videogiochi, l'abbiamo tolto perché ci si è resi conto che non era rilevante, ma inventatevene una qualsiasi, ma fare il dito medio. Oh, vuoi la risposta? Te, belina, te! Ma manco nei peggiori bar di Carasco. Grazie a Panda Studio non è più necessario fare una delle quest più lunghe e tediose di tutto l'Elden Ring per ottenere lo spadone della luna nera, ma semplicemente bisogna avere un sacco e mezzo di soldi, perché l'hanno ricreata reale, pensate, è lunga ben 150 centimetri. Il livello di dettaglio è veramente pazzesco e sono stati bravissimi nella riproduzione. Forse dire che è estremamente realistica è sbagliato, perché è vera. Purtroppo non ho trovato informazioni su quello che riguarda il peso totale di quest'arma, ma a vederla così non sembra affatto leggera, quindi anche in questo sono stati estremamente bravi, ma l'hanno resa comunque maneggevole, quindi si può sollevare. Lo so che non è la prima cosa a cui pensate, ma sono io quello strano della compagnia, lo sappiamo ormai. Se prendiamo le armi del mondo di Elden Ring, ci sono martelloni, spade colossali, armi infinite che nel mondo reale non sarebbero quasi assolutamente maneggiabili. Cioè, penso che probabilmente sarebbero 3-4 le persone al mondo che riuscirebbero anche solo che a muoverle da quanto peserebbero. Ed è qui che sono stati particolarmente bravi nella scelta dei materiali, perché hanno creato qualcosa di assolutamente realistico, ma che ti puoi anche portare in giro. Sì, che poi mi ce la vedo la gente al supermercato con lo spadone. Lo streamer Silitur V ha ultimato l'intero gioco di Elden Ring utilizzando un solo bottone e controllava il personaggio attraverso il codice Morse. Quindi, in base alla lettera che cliccava con il codice Morse, faceva compiere un'azione al personaggio. Ora, al di là di quanto sia già impressionante un discorso di questo genere, anche Elon Musk si è, diciamo, espresso sulla questione. La battaglia finale è bella ma facile. Prova con Malenia. Non è che Elon Musk fa le recensioni di Spazio Games su Metacritic? La cosa esilarante è che lo streamer ha risposto a Elon Musk, facendo Malenia. Quindi, ecco, si può fare anche Malenia con un bottone solo. Non che se ne senta particolarmente la necessità o che ce ne sia di fatto bisogno, ma ora sappiamo che si può.
È uscito un nuovo gameplay trailer di An Ending Down, un titolo Souls-like che però mescola all'interno del gioco la grafica estremamente anime. A me personalmente ricorda molto un gacha games come potrebbe essere Genshin Impact. Secondo te un videogioco come un Souls-like ci guadagna o ci perde da una trasposizione di questo genere? Secondo me ci guadagna sia il gioco che noi giocatori, perché ci troviamo davanti qualcosa che effettivamente profuma un po' di nuovo. Perché sì, ha le meccaniche Souls-like che sono ben chiare nelle immagini che si possono vedere, ma di fatto le prende e le fa sue, perché le trasforma in un qualcosa di molto più scenografico. Ovviamente utilizzare gli anime, utilizzare una grafica di questo genere, facilita molto il lavoro, perché ti porta di base a creare, diciamo, esasperazioni del movimento, esasperazione negli attacchi, esasperazione nelle esplosioni, perché ci sta. Sarebbe assurdo, no, immaginarsi un Dragon Ball senza tutti gli effetti di luce causati dall'onda Kamehameha. Quindi per quello che mi riguarda ben venga una perdita nel realismo grafico, cioè chi se ne frega se il mattone non sembra perfettamente un mattone o se effettivamente quell'armatura non riflette la luce come un'armatura di quei tempi. Però mi sembra che da un prodotto simile il giocatore ci possa guadagnare una bella esperienza. Fammi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensi, noi ci vediamo settimana prossima sempre qui nelle Souls News e grazie per la visualizzazione. Un ringraziamento particolare a tutti i nostri abbonati e tutti i nostri donatori che ci permettono di andare avanti e soprattutto di creare contenuti sempre più belli.